tempo nelle Marche, torrenti esondati, strade sottopassi allagati, frane e smottamenti. In provincia di Ancona persone evacuate dalle proprie abitazioni e allerta meteo gialla nelle Marche anche per la giornata di venerdì. Danni e disagi in provincia di Pesaro Urbino per le forti precipitazioni. A Ponte Sasso esondati il rio Crinaccio e il rio Marsiliano, case statale adriatiche, sottopassi invasi dall'acqua, evacuate 10 persone. La situazione è stata molto brutta, dove io ho vissuto di nuovo l'alluvione del 2014. Infiltrazione d'acqua nelle scuole a causa del maltempo. Questa mattina la protesta degli studenti al campus di Pesaro. Impalcature ferme da anni, pavimentazione sconnessa e pericolosa, loculi allagati. La situazione di degrado del cimitero di Via della Giustizia a Fano richiede immediati interventi di manutenzione. Vorrei vedere un po' di decoro quando una persona va a trovare i defunti. Le 20:34, buonasera a tutti e benvenuti a Occhio alla Notizia. Non solo l'Emilia Romagna, anche le Marche sono alle prese con l'alluvione. L'acqua esondata dai canali ha costretto all'evacuazione di diverse persone dalle proprie abitazioni a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima e Ancona, e a Marcelli di Numana, dove 8 persone sono state ospitate in un albergo. Alcune strade si sono trasformate in fiumi e le case sono state invase da acqua e fango. Super lavoro dei vigili del fuoco che hanno portato in salvo le persone con gommoni e mezzi anfibi insieme al personale dell'arma dei carabinieri. Da questa mattina i pompieri hanno eseguito decine di interventi di soccorso in tutta la regione. Ad Ancona è straripato il torrente Aspio, intere zone della città e gran parte delle strade sono state chiuse al traffico. Già dalla mattinata il casello di Ancona Sud è stato riaperto e la circolazione in autostrada è stata ripristinata, così come quella ferroviaria. A Falconara Marittima, Osimo e Ancona le scuole resteranno chiuse anche domani, venerdì 20 settembre. E la Protezione Civile regionale infatti ha emesso una nuova allerta di livello giallo su tutta la regione per l'assetto idrogeologico. L'allerta idraulica invece è gialla per le zone costiere. Resta quindi alta l'attenzione a causa delle piogge diffuse che continuano ad insistere, in particolare sulle zone della costa e collinari, già in difficoltà per via delle abbondanti precipitazioni di ieri e di oggi. Per tutta la durata dell'allerta, l'invito rivolto alla popolazione di prestare attenzione, soprattutto nelle aree più colpite. La regione esorta i residenti a muoversi soltanto in caso di reale necessità. Le previsioni segnalano che la perturbazione si sta spostando verso l'Adriatico, ma sono previste ancora piogge diffuse con locali intensificazione a carattere di rovescio temporalesco per le prossime ore. Come vedete da questa fotografia, anche oggi il presidente Acquaroli ha convocato la riunione del Centro Operativo Regionale della Protezione Civile per fare il punto della situazione. Non si registrano al momento vittime o dispersi. E adesso veniamo alla provincia di Pesaro Urbino, dove sono stati registrati danni e disagi, soprattutto a Fano Sud. Per i dettagli ci colleghiamo in diretta con Marco Lonigro. Marco, vedo un'insegna alle tue spalle, ti trovi al COC. Sì, buonasera Simona. Come giustamente dicevi tu, il maltempo ha creato diversi danni e disagi in queste ultime ore dalla costa fino all'entroterra. Nel prossimo servizio curato da Filippo Pucci vediamo in sintesi alcune delle segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Vediamo. Il ciclone in questi giorni ha colpito fortemente l'Italia centrale, le regioni più coinvolte Marche ed Emilia-Romagna. Piove ininterrottamente da ieri sera sulla città di Fano e su tutta la provincia di Pesaro e Urbino. Strade allagate, tombini che non riescono a raccogliere l'acqua, alberi caduti e mura crollate. A San Giorgio, nel comune di Terre Roveresche, una porzione di mura storiche del castello sul lato sud è crollata sulla strada sottostante, per fortuna senza creare danni e feriti. Una situazione segnalata dai cittadini già dal 2022, si legge dai social. Intanto il sindaco ha temporaneamente chiuso il tratto interessato. Ma il maltempo ha creato disagi anche in altre zone della città di Fano, come allagamenti al sottopasso ferroviario, dove è prontamente intervenuta una squadra che ha aspirato l'acqua tramite una motopompa.
Rimanendo in zona nel parcheggio retrostante la ferrovia, la caditoia non è più riuscita a contenere l'acqua, formando così un grosso lago che ha creato difficoltà agli automobilisti a raggiungere la propria autovettura. In strada del Giardino, in zona Rosciano, altri residenti hanno fatto notare come la forte pioggia ha creato alcune frane. Preoccupazione anche per il torrente Arzilla, dove alcuni residenti di Gimarra hanno segnalato la non pulizia dell'alveo. La pioggia caduta in questi giorni ha riempito invece lo scavo per la realizzazione del nuovo asilo al Vallato di Fano, in zona ex aeroporto. Il canale Albani è ritornato ad avere l'acqua, ma alcuni alberi sono caduti all'interno, come anche il torrente a Torrette, dove il corso d'acqua ha portato con sé pezzi di ramaglie, foglie e cannici che hanno bloccato il deflusso nel sottopasso della statale, finendo sulla strada. Oltre Torrette, allagata anche la statale Adriatica verso Marotta e anche Ponte Sasso di Fano. Qui il nuovo sottopasso, inaugurato mesi fa, si è completamente allagato, come anche alcune abitazioni a causa dell'esondazione del rio Crinaccio e il rio Marsigliano. Anche a Gimarra l'acqua ha tracimato dal fosso, mentre a Monbaroccio il sindaco e le squadre attive sul territorio sono intervenuti in diverse zone per la rimozione di alberi sulle principali e secondarie vie di scorrimento, per frane e per straripamento del torrente Arzilla nell'area industriale. Intanto le previsioni meteo indicano un miglioramento del tempo a partire dalla serata di domani. Sì, e come avete sentito nel servizio, a Fano Sud si è allagato la statale a causa dell'esondazione del rio Crinaccio e del rio Marsigliano, allagato anche il nuovo sottopasso riqualificato di via Cappellini a Ponte Sasso. Sentiamo allora le interviste all'assessore Ilari, a un residente. Assessore Ilari, siamo a Ponte Sasso, via Lago di Varano, situazione abbastanza critica con l'acqua che ha cominciato a condensarsi e creare degli allagamenti. Prontamente siete intervenuti, qual è la situazione? La situazione è che abbiamo trovato un sacco di case e di piani interrati allagati. Abbiamo una situazione attuale di 10 persone che hanno bisogno di un ricovero per la notte, sono due famiglie, attualmente questo è il numero, e l'acqua chiaramente copiosa che è venuta giù dalle colline ha intasato le fogne, la rete fognaria, e quindi si è rivolta in strada per poi appunto allagare gli appartamenti e i recovery attrezzi e i garage degli abitanti appunto della frazione di Ponte Sasso. Siamo intervenuti prontamente grazie alla Protezione Civile che è sempre con noi, ai Vigili del Fuoco che stanno facendo un grande lavoro, il COC è aperto, quindi riusciremo a gestire l'emergenza. Siamo con Pierucci Tiziana qui a Ponte Sasso, situazione particolarmente critica visti gli allagamenti, come la signora che si è trovata a causa delle forti piogge la casa allagata. Com'è la situazione, signora, e quali sono stati i disagi che ha avuto? La situazione è stata molto brutta, dove io ho vissuto di nuovo l'alluvione del 2014 e praticamente ho visto di nuovo esondare e ho rivisto questa situazione. Mi sono molto agitata essendo da sola, però diciamo che dopo un po', avendo fatto anche varie telefonate a chi mi poteva venire incontro, è arrivato il signor sindaco Ser Filippi, alle quale quando l'ho visto mi sono tranquillizzata, perché lui comunque mi ha tranquillizzato, e poi la Protezione Civile che hanno fatto il tutto per potermi far stare tranquille, e ringrazio tutti. Ecco, ci ha raggiunti il sindaco di Fano, Luca Serfilippi. Sindaco, buonasera, ben trovato. Innanzitutto le chiedo qual è attualmente la situazione a Ponte Sasso, abbiamo sentito poco fa il servizio. Sì, attualmente ci sono ancora le squadre sia della Protezione Civile sia dei Vigili del Fuoco, coordinati anche dalla Polizia Locale, che stanno liberando con le idrofore di fatto tutti gli scantinati allagati. Inoltre al momento c'è la strada statale Adriatica Sud nel tratto di Torrette Metauriglia che è allagato, quindi sostanzialmente c'è un senso unico dove la Polizia Locale sta deviando verso Tombaccia, quindi da nord verso sud, verso Tombaccia e poi la strada di mezzo. Quindi puntiamo nelle prossime ore a ripristinare completamente la viabilità. Ecco, quali e quanti sono stati gli interventi effettuati?
Allora, gli interventi sono stati più di 100, 100 segnalazioni e 100 interventi. Abbiamo impiegato più di 100 volontari, tra volontari della Protezione Civile, del CBC Le Mattei, della Polizia Locale, e ci tengo a ringraziarli insieme a tutti gli uffici comunali, perché è stato fatto un grandissimo lavoro di squadra insieme a tutto il COC, quindi veramente un ringraziamento sincero. E attualmente ci sono 10 sfollati, quindi 10 persone di Torrette, soprattutto di Ponte Sasso, che purtroppo abbiamo dovuto portare via dalle proprie abitazioni, da dove abitavano, quindi stanotte dormiranno nel centro di accoglienza allestito dal CBC Le Mattei presso l'aeroporto, quindi un primo soccorso sicuramente molto importante che altri comuni non avevano ma che noi abbiamo. Ecco, prima di ricordare il numero delle emergenze, possiamo mandare comunque un messaggio di rassicurazione? Beh, assolutamente sì, direi che l'emergenza è stata gestita al meglio. Abbiamo cercato veramente di arrivare a tutte le segnalazioni, ci sono state una marea di interventi su strade, smottamenti, e naturalmente il lavoro proseguirà per questa notte, quindi lo 0721 887 911 rimarrà aperto per tutte le segnalazioni, la polizia locale rimarrà impiegata, anche i vigili del fuoco, che ringrazio, avranno più di 11 persone a disposizione, quindi i lavori sicuramente proseguiranno per tutta la notte per ripristinare gli ambienti. Per fortuna il meteo sembra che ci venga a nostro favore, quindi puntiamo a ripartire domani in normalità. Rimane comunque purtroppo tutte le problematiche legate a Ponte Sasso, Torrette e Metauriglia, che purtroppo non è possibile che ogni anno si ritrovano sotto l'acqua, quindi bisognerà prendere delle misure straordinarie e ci lavoreremo sicuramente da oggi pomeriggio. Sindaco, grazie, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Invece decine sono stati gli interventi oggi effettuati a Pesaro, dove si è allagato il sottopassaggio della stazione ferroviaria e si sono verificate diverse frane, come sulla strada di Santa Colomba, in strada Pontevallo e sul tratto di strada del San Bartolo, compreso tra via Tolmezzo e via del Monastero. I vigili del fuoco hanno rimosso alberi caduti in strada e sulle auto, come a Soria e a Santa Veneranda. Invece lungo la strada Valle dei Castagni una pianta di grosse dimensioni è caduta sul cancello di un'abitazione, colpendo anche un'auto parcheggiata, ma per fortuna non ci sono feriti. Sempre a Pesaro, al confine con Carignano di Fano, il ristorante tipico di Ciavarini è finito di nuovo sott'acqua. In un post pubblicato su Facebook, il titolare si è sfogato puntando il dito contro la mancata pulizia dei fiumi. Da bambino pioveva per una settimana intera, ha scritto, e non succedeva nulla di tutto questo. Sentiamo nella prossima contributo. Il locale è invaso dal fango, qual è attualmente la situazione? La situazione, giuro che ancora non riesco a capire quale sia, perché non sono riuscito a entrare dentro. È successo questa notte verso le 2-3 quarti, quindi ho provato ad accedere ai locali, ma non avendo l'elettricità non possiamo usare le pompe per svuotare il tutto. Molto fango. Il problema non è tanto l'acqua, l'acqua non è un problema, defluisce, viene assorbita dal terreno, il problema è il fango che rimane e più aspettiamo più difficile chiaramente toglierlo. Meccanicamente sto parlando, perché poi non c'è possibilità. Mi ricordo che gli anni scorsi è successa la stessa cosa, abbiamo speso 1200 euro solo di autobotti per portare l'acqua pulita, che serviva poi per lavare tutto il resto, per cui insomma un disagio abbastanza grosso. Ecco, appunto, non è la prima volta, per quale motivo questo accade? Allora, questa è la mia supposizione, ma come perito agrario spero di prenderci in qualche modo. L'albero fluviale deve essere pulito. In questa situazione qua non può funzionare, non può defluire l'acqua perché crea dei gorghi esagerati, per un motivo molto semplice. Ci sono gli alberi che sono cresciuti all'interno dell'alveo, e non 10, non 100, ma migliaia da qui fino a Fano. E chiaramente rallentano il flusso laminare dell'acqua, che non è più laminare, cioè non è più liscio, ma tende a formare dei gorghi. Questi gorghi piano piano sgrottano, cioè tolgono i vari greti. Il problema è questo, cioè non viene manutenuto, non viene tenuto bene. Noi siamo qui da 300 anni circa, e da bambino io mi ricordo c'era
il greto completamente inerbito e la parte dell'alveo, cioè dove scorre l'acqua, completamente perfetta, pulita, eccetera, eccetera, perché era nell'interesse di tutti. Facevi un po' di legna con gli arbusti che crescevano dentro e soprattutto evitavi queste cose qua. Poteva capitare un'esondazione una volta ogni 10 anni, bombe d'acqua non esistono. Di sopra c'è una stazione meteorologica professionale, sono caduti in una giornata 112 mm di pioggia, che sarebbero 11 cm. La terra era completamente asciutta. Non è possibile che non riceva, ha ricevuto, soltanto che appunto con tutti questi alberi che sono in mezzo, che non sono alberelli, sono alberi grossi, 30-40 cm di diametro, fanno da barriera, fanno tra virgolette da diga, purtroppo questo è. Allora inizierà un duro e lungo lavoro di pulizia? As usual, come al solito, fortunatamente sono supportato dai ragazzi che lavorano da noi e se non ci fossero loro non ce la farei mai, non ce l'avrei mai fatta e non ce la farei neanche questa volta. Quindi sì, rimbocchiamoci le maniche, stivali nei piedi, si aspetta di essere sporchi di fango per circa, penso ci vorrà circa un paio di settimane, 10 giorni, una cosa del genere. Vediamo anche come manda avanti, perché poi chiaramente tutto il problema più grosso sarà far ripartire gli elettrodomestici o comprarli nuovi. Comprarli significa che non tutti hanno la disponibilità immediata dei prodotti, quindi se mi si rompe per esempio la friggitrice, devo ricomprarla, magari devo aspettare 20 giorni. Per cui incrociamo molto le dita in queste situazioni, sempre in ogni caso. Restiamo a Pesaro, ma il tempo, ma anche una manifestazione di protesta. Questa mattina gli studenti del campus scolastico hanno manifestato chiedendo interventi per risolvere i problemi legati all'infiltrazione dell'acqua nelle classi. Vediamo il servizio. Sono diverse le infiltrazioni d'acqua nelle scuole del pesarese a causa del maltempo di questi giorni. Aule e corridoi sono stati riempiti d'acqua e l'amministrazione scolastica ha dovuto ricorrere a secchi e stracci per cercare di tamponare la situazione. Oggi al campus di Pesaro si è svolta una protesta pacifica per evidenziare il problema. Presenti un centinaio di studenti e il preside del liceo Mamiani, Roberto Lisotti. Quest'anno le cose sono un po' peggiorate, già dalla pioggia di quest'estate, le ragazze non c'erano. Sono aumentate le infiltrazioni su degli infissi, su delle situazioni di guai staccate, su queste cose la provincia ci sta lavorando, però il problema è anche strutturale, sono infissi molto, molto vecchi che richiederebbero una manutenzione continua e che in questi anni è stata fatta solo parzialmente con interventi tampone. Quando le situazioni sono come queste emergenziali, la situazione diventa di estremo disagio per tutti. Per molti studenti la misura è colma. Non è la prima volta che le scuole subiscono danni a causa del maltempo. Con uno striscione che recita "Anno nuovo, stesse scuole allagate", gli studenti hanno espresso la loro sfiducia verso le istituzioni scolastiche e governative. Nel mirino anche il sottopasso pedonale del campus, allagato per via della pioggia. Ieri alla fine il sottopassaggio era stato, diciamo, svuotato. Stamattina era nuovamente pieno, si stava riempiendo perché c'è una crepa nel muro e sta venendo giù tutta l'acqua e nonostante ciò, essendo allagato, io sono dovuta passare in mezzo alla strada perché ovviamente non posso bagnarmi e poi rischiare di ammalarmi e di bagnarmi praticamente i piedi e gambe. La richiesta è di farci ascoltare dalla provincia e di far mettere a posto questa scuola. Io non dico che deve essere una cosa che debba essere fatta nell'immediato, perché so che non è una cosa possibile nel giro di 2 giorni, però almeno che si cominci qualcosa, perché non si è mai cominciato nulla, almeno la forza di volontà nel cominciare. La protesta è iniziata al campus scolastico, si è poi spostata in via Gramsci alla sede della provincia di Pesaro e Urbino. Lo Stato ci ha azzerato i fondi, ma da parte nostra c'è il massimo impegno verso le scuole, ha detto il presidente Giuseppe Paolini nell'incontro con i rappresentanti degli studenti e dei presidi. E chiudiamo il collegamento con l'intervista a Enzo Belloni, presidente del Consiglio Comunale con delega alla Protezione Civile, che oggi pomeriggio ai nostri microfoni ha raccontato degli interventi effettuati a causa del maltempo. Allora sentiamo l'intervista e poi in linea allo studio.
Due giorni di pioggia intensa qui a Pesaro, attualmente com'è la situazione? Ma devo dire che la situazione è sotto controllo rispetto all'Emilia Romagna, alla Romagna in particolare e alla provincia di Ancona. Devo dire che la situazione da noi è più semplice perché il tempo insomma ci ha dato una mano. Era una perturbazione annunciata, avevamo già messo in campo tutte quelle che potevano essere le risorse umane per riuscire a rispondere in tempi brevi ad eventuali emergenze, con la consapevolezza che dappertutto non si può arrivare, poi certe azioni sono difficili da portare a casa nel momento in cui il tempo è particolarmente avverso. Devo dire che la prefettura ha coordinato il tavolo comunale e provinciale, come sta facendo da sempre. I vigili del fuoco hanno fatto il loro lavoro con la grande collaborazione da parte del nostro centro operativo e dei volontari di protezione civile che rispondono sempre presente ogni volta si manifesta una situazione di criticità. Devo dire che rispetto appunto alle previsioni la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto strade chiuse se non la strada Montefeltro ieri mattina e nella mattinata di oggi. Siamo subito intervenuti per ripristinare la viabilità, quindi i disagi sono stati limitati, i sottopassi non hanno rilevato criticità se non per qualche minuto il sottopasso di via De Cioraggi nella zona di via Cialdini. E adesso il problema attuale sono gli alberi, ci sono alberi che sono caduti e siamo stati costretti a chiudere delle strade sulla zona di San Bartolo e nelle ultime ore nella zona di Santa Veneranda, Valle Castagni e Pontevalle, dove due alberature molto grosse, due querce sono cadute sulla strada, quindi i vigili del fuoco, gli operatori del centro operativo ed Aspes sono in campo per rimuovere la criticità. Nel frattempo continuiamo a monitorare la situazione, è stata emanata un'altra allerta gialla per la giornata di domani per le province di Pesaro e di Ancona. Ci auguriamo che insomma, le piogge siano meno forti dei giorni di stamattina, di questa notte e di ieri. E il problema è il terreno è bagnato e quindi potrebbe essere pericoloso sempre per la caduta di alberi. Ne sono caduti due anche all'ingresso del Parco Miralfiori e io penso che fra oggi e domani inizieranno i primi interventi per rimuoverli. Complessivamente è andata bene anche le scelte che abbiamo fatto rispetto alle scuole. Ieri avevamo valutato che le scuole dovevano rimanere aperte, qualcuno ci ha criticato perché poteva essere pericoloso, però con un'allerta gialla per pioggia chiudere una scuola, che è un servizio pubblico, ci sembrava una cosa insomma non da fare, anche perché molte famiglie poi dovevano decidere e capire dove mettere i figli, specialmente quelli più piccoli. In accordo con una chiacchierata tra il sindaco di Pesaro e il sindaco di Fano, si sono accordati di tenere la stessa linea e devo dire che è stata una linea fortunatamente che è andata bene. Ovviamente avevamo in mano tutti quei dati che ci permettevano di scegliere un'opzione oppure l'altra. E da Pesaro ci spostiamo a Senigallia, dove il sistema fognario oggi non riusciva a far defluire l'acqua dalle carreggiate. Il fiume Misa è stato costantemente monitorato, così come i fossi di tutto il territorio comunale. Domani riapriranno le scuole. Sentiamo Carlo Leone. Questa è la situazione del fiume Misa. Graduale ritorno verso la normalità a Senigallia, dove le abbondanti piogge della nottata e della mattinata hanno lasciato spazio a un lieve miglioramento. Molte strade che erano chiuse al traffico perché allagate, perché presentavano acqua e fango sul manto stradale, sono state riaperte e sono tornate transitabili. Rimangono ancora alcune criticità, come quella in via Rovereto, dove all'alba si è registrata la tracimazione del posto Sant'Angelo, e come la situazione sulla
complanare sud di Senigallia, riaperta ad una sola corsia, sempre per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata. Per quanto riguarda invece gli allagamenti diffusi che si sono registrati a partire dalla seconda metà della mattinata, i quartieri di Cesanella, Vivere Verde, Saline e il centro storico stanno tornando lentamente alla normalità. Molte strade sono state riaperte, ma la situazione rimane ancora instabile e variabile, perché ad ogni nuova perturbazione legata al maltempo che imperversa su tutte le Marche, la rete fognaria torna ancora in grossa difficoltà, facendo quindi accumulare ancora acqua e fango sulle strade. Di qui l'appello dell'amministrazione comunale di Senigallia a non mettersi in strada a meno che non sia strettamente necessario. Se i fossi sono andati in crisi, se il sistema fognario è andato in difficoltà per via delle abbondanti piogge, chi invece ha retto bene l'urto di questa ondata di maltempo è il fiume Misa, che non ha mai raggiunto il livello di guardia. Il comune di Senigallia ha previsto la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le strutture per l'infanzia, i centri diurni e i poli culturali e sportivi. E la pioggia di questi giorni ha infierito anche sul cimitero urbano di Via della Giustizia, aggravando i problemi che esistono da tempo. Non è un luogo dignitoso, ha dichiarato un cittadino, in cui custodire la memoria dei nostri cari defunti. Lo ha intervistato Massimo Foghetti. Il cimitero urbano di Via Giustizia è ultracentenario e il peso degli anni lo avverte tutto. Da tempo attende l'esecuzione di lavori che ridiano un minimo di decenza ai padiglioni, ma questi non vengono fatti. Muri pericolanti, caduta ad intonaco, infiltrazioni d'acqua, perfino allagamenti, richiedono un immediato intervento alla nuova amministrazione comunale. Lo evidenzia Mauro Tallevi, un pensionato che, ancorato alla memoria dei propri cari, del cimitero di Via Giustizia conosce ogni angolo. C'è una pianta attaccata al marciapiede che butta fuori giustamente e alza il marciapiede ed è un pericolo per chi cammina, per grandi, piccoli, per tutti. È stato messo un segnale per non andarci sopra, però se nessuno l'aggiusta, quello diventerà sempre peggio. Questo è uno dei tanti pericoli che ci sono. Poi, quanto piove, siccome le grondaie sono tutte intasate da 11 anni fa, perché sono state pulite 11 anni fa, e adesso l'acqua che fa entra dentro nelle tombe dove ci sono i morti. È un macello sotto dove c'ho mia suocera, ieri c'era mezzo metro d'acqua. E dalle vecchie amministrazioni mi è stato detto che erano stati stanziati i soldi per fare i lavori, però ancora i lavori non sono stati fatti. Io chiedo, se è possibile, un po' per volta, di fare i lavori, quelli più urgenti, poi il resto vedranno loro. C'è nella parte vecchia, lato monte, è 9 anni che c'è un'impalcatura con delle croce che adoperano i muratori per tenere sul soffitto. Quello lì, se non l'aggiusti, rimane così, oppure peggiora. Io non so cosa dire. Spero che la nuova amministrazione faccia il suo dovere. Chiedo solo quello. Se è possibile andare a trovare i defunti con un po' di decoro. Ci sono anche dei pericoli, perché per esempio scendere la scalinata per il reparto sotterraneo, insomma, non è molto agevole. Mi sembra che un ascensore non è praticabile solo per i lavori, quindi è una situazione che deve essere risolta, a parte gli intonaci che sono scrostati e che debbono essere risanati, che devono essere bonificati. C'è il soffitto che cade, c'è un padiglione, adesso non mi ricordo se è la A o la B, che sta cadendo dei pezzi di cemento. Se c'è una persona sotto si può fare anche del male serio, non le stupidaggini. E questo sono tanti anni che sono così. Come ho detto prima, le grondaie, se uno guarda, ci sarà mezzo metro d'erba. Se quelle non vengono pulite, l'acqua non è che va giù discendente, ma va fuori, va giù nel muro, e dal muro va nelle tombe dove ci sono i defunti, dove c'è le casse. Io chiedo questo alla nuova amministrazione. La provincia di Pesaro Urbino non ha autorizzato la discarica a Riceci. L'ente rende noto che oggi si è svolta la seconda e conclusiva seduta della conferenza decisoria sulla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel comune di Petriano. Dopo quasi 6 ore di riunione è stato deciso di rigettare l'istanza presentata dalla società Aurora, negando il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico. Ciò sulla base delle posizioni prevalenti, come quella sulla valutazione negativa di impatto ambientale.
Due nostri telespettatori oggi ci hanno segnalato un branco di cani che si aggirava a Fano nel pomeriggio a Montegiove, mentre stamattina sono stati avvistati a Rosciano. Non sappiamo di chi siano, ci hanno detto, forse sono scappati e non ritrovano la via di casa. E ne approfitto per ringraziare i tanti telespettatori, i tanti reporter di strada che oggi ci hanno continuamente aggiornati sulle condizioni del maltempo, sui danni, sui disagi provocati, sia sul nostro gruppo di WhatsApp che sulla pagina Facebook Reporter di Strada. Cambiamo argomento. L'Oasi dell'Accoglienza ha organizzato un incontro con padre Hermes Ronchi. L'appuntamento si svolgerà sabato 21 settembre nella chiesa di Santa Maria del Suffragio. In occasione del suo trentennale, l'Oasi sta cercando di affrontare il tema dell'accoglienza in tutte le sue sfaccettature. A parlare di questa importante tematica sarà un sacerdote e teologo dell'Ordine dei Servi di Maria. Sarà padre Hermes Ronchi in questa occasione che ci aiuterà a riflettere sull'accoglienza del dolore, sia accogliendoci che accogliendo gli altri. Perché se uno accoglie il dolore e la sofferenza, in qualche modo l'allevia. Per cui crediamo fermamente sia importante per ogni essere umano, perché tutti siamo in qualche modo coinvolti. È un tema insito nella vita di ogni essere umano. Per cui invitiamo tutti veramente a partecipare. Noi come Oasi dell'Accoglienza facciamo sempre tutto nella gratuità, quindi anche questa volta sarà un'accoglienza totalmente gratuita per quanti vorranno condividere con noi questo momento che padre Hermes Ronchi, essendo un grande esperto in merito, ci aiuterà a riflettere e ad accogliere anche questo tempo importante della vita dell'essere umano. Dove e a che ora si svolgerà l'incontro? Si svolgerà alle 17.30 del 21, sabato prossimo, alla chiesa di Santa Maria del Suffragio a Fano, per cui l'abbiamo voluta proprio in città per condividere e dar la possibilità il più possibile alle persone di partecipare. Da domani al 22 settembre tornano le finali del concorso musicale internazionale di clarinetto Città di Fano. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall'Associazione Arte e Musica e dalla Fondazione Carifano nella Pinacoteca di San Domenico. Quest'anno è il quarto anno di questo concorso internazionale e abbiamo 25 iscritti. 25 iscritti sono tantissimi. Noi ne siamo felicissimi di questa cosa, perché vuol dire che la cosa cresce, sta crescendo, e soprattutto vuol dire che questo concorso è oramai conosciuto un po' in tutto il mondo, perché quest'anno abbiamo addirittura 3 cinesi. Secondo me è un orgoglio e una soddisfazione anche per la nostra città, perché poi tutto quello che si fa lo facciamo per la nostra città. In giuria ci sarà Fabrizio Meloni, che è il primo clarinetto della Scala, e poi il primo clarinetto dell'Orchestra della RAI, Enrico Maria Baroni, e poi il primo clarinetto del Teatro San Carlo di Napoli. Poi ci sarà Giuliano Giuliani, che è un fanese, adesso in pensione, ma è stato più di 40 anni e l'oboista. Abbiamo scelto anche un giurato che suona un altro strumento per avere anche un altro tipo di giudizio. È stato oboista e corno inglese al Teatro Comunale di Bologna. E poi ci sono io, che faccio un po' di tutto, non solo direttore artistico, un po' di tutto. Che cosa accade venerdì, poi sabato e anche domenica? A differenza degli altri anni, la prima selezione la facevamo in streaming, perché c'è stato poi il Covid e tutte queste cose. Quest'anno invece li facciamo venire tutti qua, tutti i 25. Venerdì li ascoltiamo tutti. Poi di questi 25 al massimo ne manderemo avanti 15. Sabato ascolteremo quelli appunto che vanno avanti, decideremo chi sarà i tre vincitori, i tre. Domenica mattina i tre li riascolteremo e poi decidiamo chi sarà il primo, chi sarà il secondo, chi sarà il terzo. E il pomeriggio alle 17, qui nella chiesa di San Domenico,
aperto al pubblico, come del resto poi sono aperte al pubblico anche le selezioni, chi vuol venire. Ci sarà il concerto finale dei tre ragazzi e decideremo il primo, il secondo e il terzo con il premio, eccetera. Quindi questa è una peculiarità della nostra città. Sì, anche il concorso internazionale di clarinetto ormai è diventata una realtà. Era un esperimento che 4 anni fa è partito con il sostegno, il contributo e la partecipazione esclusiva della Fondazione e che in questi 4 anni è cresciuto molto. È un concorso che anche questo, insieme a tante altre iniziative promosse dalla Fondazione, consente di prendere in considerazione e mettere nella condizione talenti, giovani talenti, di dimostrare il loro valore. Penso che occasioni come questa pongono sotto i riflettori la nostra città, la nostra comunità, il nostro territorio. Fano sta crescendo anche da questo punto di vista, ci sono ormai diverse iniziative che hanno un respiro internazionale e questa è una di quelle che comunque sottolinea l'alta qualità dell'evento. Adesso lo sport. Sabato torna la Corifano, la corsa podistica targata CSI che si svolge sulle colline di Gimarra. Ce ne parla Francesco Paoloni. Una formula ormai collaudata dove trovano spazio runner competitivi, amatori e bambini senza mai dimenticare l'aspetto della beneficenza e della solidarietà. Torna anche quest'anno la Corifano, la corsa podistica del Centro Sportivo Italiano che sabato 21 settembre si snoderà per i classici 8,4 km sulle colline di Gimarra a Fano, un percorso suggestivo dal punto di vista paesaggistico ma anche faticoso per gli atleti. L'iniziativa, come ogni anno, chiuderà il ricco calendario degli eventi sportivi targati CSI. Si inizierà subito alle ore 16 con le categorie dei bambini, a seguire quindi 16, poi 16 e 15 i ragazzi un po' più grandini, poi gli under 18 alle 16:30. E gli adulti invece? Gli adulti sono a seguire queste tre gare dalle 17, la categoria degli adulti, e la gara degli adulti sarà una gara complessiva dove gareggeranno sia gli agonisti che gli amatori. In tema di solidarietà, invece, contestualmente alla gara di 8,4 km scatterà anche l'ottava edizione della camminata non competitiva. Di cosa si tratta? Allora, la camminata l'abbiamo inventata non molti anni fa, infatti siamo all'ottava edizione, è una cosa che facciamo per beneficenza, quindi ci sarà un'iscrizione di 5 euro simbolici che daremo in beneficenza e parteciperanno soprattutto famiglie, amatori, ragazzi, insomma chi non vuol correre vuole solo fare una camminata di circa 5 km. Per le gare e la camminata è ancora possibile iscriversi? Allora, è possibile iscriversi ancora tutto perché i bambini, le categorie under, cioè i giovani e la camminata, si fa l'iscrizione sul posto dalle ore 15 di sabato, mentre invece gli adulti ci si iscrive online o se uno non ha potuto farlo anche sul posto fino alle ore 16. Anche quest'anno Avis metterà in palio 2 trofei? Sì, perché Avis è sempre il partner del CSI in qualunque manifestazione. In memoria di Andrea Borgogelli, un ragazzo che è scomparso qualche anno fa in un tragico incidente stradale, metteremo in palio un trofeo per uomo, un trofeo per donna, per i primi che arriveranno donatori Avis. Quindi c'è una classifica a parte. E al di là della classifica ufficiale finale, se sei un donatore parteciperai a questa classifica e avrai un trofeo. Vi aspettiamo sabato 21 settembre dalle ore 15, noi siamo lì operativi e poi faremo partire tutte le gare a Gimarra di Fano, quindi siamo nella zona nord di Fano e vi garantiamo che dopo tutta la pioggia di questi giorni ci sarà il sole. E speriamo, tra poco trasmetteremo un approfondimento realizzato con il fanese Claudio Silvi, conosciuto da tutti come il pittore autodidatta che ama rappresentare scene di vita agreste. Grazie davvero per aver seguito Occhio alla Notizia e buona serata a tutti.